Buongiorno, mi chiamo Davide Carlino, sono psichiatra, psicoterapeuta di Trieste, dove esercito privatamente, ma ho anche uno studio a Udine e uno a Pordenone. Vi parlerò del caso di Paola, una donna di 51 anni, un'amministrativa di una piccola azienda che si occupa di ricambi, è sposata con una figlia e la seguo ormai da un po' di tempo per una frequente sintomatologia prevalentemente ipocondriaca a carico di cute e con tematiche che riguardano prevalentemente il timore di patologie di carattere oncologico neurodegenerativo, quindi tumori o sclerosi multipla. Gli ultimi incontri però sono molto centrati per una forte ansia legata a degli attacchi di fame che Paola manifesta di notte. Ed è proprio dei binge, in cui Paola mangia, apre il frigo e mangia soprattutto carboidrati, dolci o tipo pane, Nutella o cose di questo genere. Per cui penso che è già in trattamento con ansiolitici e benzodiazepine, per cui non ritengo un cambio di terapia, anche perché discretamente efficace nell'ambito di quella che è stata la sua sintomatologia ipocondriaca, e andare a cambiare questa comparsa di questi sintomi, preferisco provare l'utilizzo di una metafora. Mi consulto con una collega la quale mi propone la metafora dell'onda, utile appunto in tutte le problematiche legate all'ansia, negli attacchi di panico, ma anche per attacchi di fame o situazioni emotive in cui c'è il crescere di una sensazione, di un'emozione, di un bisogno, e poi questo però anche cala o passa. Quindi quando c'è proprio come un'onda, una voglia irrefrenabile che cresce e poi passa. La dinamica dell'onda è quella per cui cresce, si possono avere anche onde molto alte, ma a un certo punto l'onda si spezza e in qualche modo cala, per poi diventare anche molto piccola. Per cui onde anche molto grandi che arrivano da lontano ad un certo punto si spezzano e possono calare anche in modo improvviso ed evidente. Quello che si vuole passare è che si può guardare l'onda che arriva da lontano e diventare anche molto grande, ma se si ha la pazienza di osservare e di aspettare che si spezzi, questa decresce. La metafora dell'onda è stata anche arricchita creando un ambiente oltre che rilassante, ma anche aggiungendo particolari relativi all'ambiente stesso, quindi non era centrata, in questo caso non è stata centrata e ambientata al mare, ma su un lago di montagna che era una cosa molto, un ambiente molto più congeniale per dei bei ricordi che Paola aveva avuto nell'infanzia su questo lago alpino. Una cosa molto utile è stata, su richiesta di Paola, la possibilità di registrare l'induzione e la possibilità di riascoltarla tutte le volte che ne avesse bisogno, soprattutto quando di notte si svegliava. E quindi la possibilità quindi di ridurre la durata delle abbuffate e quindi riuscire a contenere il problema in questa prima fase in cui è stata indotta l'induzione, quindi da circa un paio di settimane. Grazie.